Un caro saluto a tutti. Oggi inizierò un corso dedicato agli strumenti musicali e il primo che tratterò è la chitarra. La chitarra, come tutti sanno, è un cordofono a pizzico. Però attenzione, prima di parlare della chitarra, della sua storia, occorre fare un rapido cenno agli strumenti simili che l'hanno preceduta. Essi sono il liuto e la viola da mano o vihuela da mano. Il liuto apparve probabilmente intorno al VI secolo in Asia Minore. Lo strumento fu portato in Europa dagli arabi nell'VIII secolo con la conquista della penisola iberica. Ed era chiamato al-ud. Fu usatissimo in Europa tra il 1300 e il 1650. Ecco le varie accordature del liuto. La più diffusa era quella a 6 ordini di corde. Sol 3, Do 4, Fa 4, La 4, Re 5, Sol 5. Ricordo che il numero riferito alla nota equivale alla ottava corrispondente sulla tastiera. Ecco alcune immagini di liuto. L'iconografia pittorica è piena di esempi. Tra i mille più propongo allora i seguenti, partendo dal Rinascimento. La prima immagine mostra un dipinto di Giovanni Bellini, Venezia 1433 circa 1516. Angeli musicanti dalla pala di San Giobbe, Madonna col bimbo. Il secondo esempio è di Merozzo da Forlì, 1438-1494, angelo musicante del 1480 circa, un dipinto che è conservato nelle sale vaticane. Il terzo esempio è di Ambrogio de Pedis, 1455 forse 1508, un pittore di stile leonardesco, e questo è un bellissimo angelo in rosso che suona il liuto, fa parte poi di un dittico in cui c'è anche un altro angelo che suona la lira da braccio. Il quarto esempio è un particolare da un dipinto di Vittore Carpaccio, 1465 circa 1525 o 26, e cioè tratto dalla presentazione di Gesù al Tempio del 1510. Il quinto esempio è un disegno di Raffaello, o meglio uno studio. Il sesto esempio è di Rosso Fiorentino, angelo musicante. Anche qui siamo agli inizi del Cinquecento. Da notare che lo stesso soggetto è stato rifatto da Pietro Lastrucci, un pistoiese di epoca moderna. Il settimo esempio è di Caravaggio, suonatore di liuto del 1595-96. Nel particolare successivo si può notare anche che la musica presente nel dipinto è veramente una musica esistente, cioè non ha scritto delle note a caso. Talmente l'accuratezza che Caravaggio aveva nei particolari pittorici. L'ottavo esempio
È un suonatore di liuto del fiammingo Theodor Rumbaus, 1597-1637. Il non esempio è di Luigi Miradori, detto il Genovesino, 1605-1665. Il decimo esempio è del grande fiammingo Peter Paul Rubens, 1577-1640. Il suo quadro suonatore di liuto è del 1609-10. E passiamo adesso a delle visioni sulla viola da mano. A proposito della viola da mano, vihuela in spagnolo, c'è un bellissimo esempio che è datato intorno al 1500 di Luca Signorelli, nato nel 1450 circa a Cortona e morto sempre lì nel 1523. Si noti anche il particolare in cui proprio nella parte alta della cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto si può notare al centro il suonatore di viola da mano. Il successivo esempio è di Marcantonio Raimondi, 1480 circa 1534, grande incisore e litografo emiliano che ritrae il letterato umanista bolognese Giovanni Filoteo Achillini, che suona una viola da mano. Siamo nel 1510. Più o meno dello stesso periodo è il successivo esempio del veronese Girolamo dei Libri, 1474-1555. Un angelo con viola da mano un po' particolare nel quadro Madonna col Bimbo, Santa Caterina e altri santi. Noi qui vediamo soltanto il particolare che ci interessa del suonatore di viola da mano. E questo tipo di viola con la scanalatura centrale, quindi con la parte concava, è stata poi ripresa da degli utai. E nelle successive foto si può vedere appunto viole da mano che sono state costruite pensando al quadro di Girolamo dei Libri. Segue un esempio di Johannes Vermeer, olandese, nato nel 1632, morto nel 1675. Di solito dicono suonatrice di chitarra. Io però sono più propenso a dire suonatrice di viola da mano. Il quadro è del 1672 circa. Si veda anche il particolare delle corde. I successivi esempi mostrano delle, sempre delle viole da mano, o meglio vihuele, alcune delle quali sono anche dei capolavori di decorazione. Come potete notare, la maggior parte delle vihuele o viole da mano ha sei ordini di corde, per un totale di 11 corde, perché 5 sono doppie e una è singola. E passiamo adesso alla chitarra barocca. Ecco qui l'esempio principale, poi passiamo brevemente ad alcuni esempi pittorici. Quello del pittore Gerhard van Honthorst, o Gherardo delle Notti, un fiammingo che fu molto attivo a Roma,
1592-1656. Questa suonatrice di chitarra è del 1624 circa. E poi abbiamo due esempi di Jean-Antoine Watteau, 1684-1721. Il primo quadro si intitola L'incantatore, il secondo La gamma dell'amore. Ed ora alcuni esempi di chitarra barocca. Bene, ora facciamo qualche ascolto musicale. Partiamo dal liuto. Vi propongo una famosissima melodia inglese del 500, Green Leaves. Il secondo ascolto tratta la viola da mano o vihuela. Il brano è di Luis de Narváez, Granada 1500 circa, 1550 circa. Anche se scrisse principalmente musica polifonica vocale e soltanto poche musiche per vihuela, in realtà è noto oggi soprattutto per queste. Ascoltiamo di Narváez il brano detto Guardame las vacas. Thank you.
Liuto e vihuela furono strumenti che vissero il loro ultimo splendore durante il periodo della musica barocca, prima di cadere definitivamente in disuso, e oggi sono usati esclusivamente per l'esecuzione filologica delle composizioni di quell'epoca. Furono sostituiti dalla chitarra barocca. E soprattutto in Italia, in Spagna e in Francia, la chitarra barocca consolidò una ricca tradizione strumentale. Ascoltiamo allora un brano di Francesco Corbetta, 1615-1681, esattamente una ciaccona. Ed ora invece ascoltiamo un brano di Santiago de Murcia, 1673-1739. Un fandango. Thank you.
E passiamo adesso alla chitarra classica. Le parti della chitarra quindi sono dall'alto verso il basso, la paletta con le meccaniche in cui sono infissi i piroli, il capotasto, il manico, i tasti, la tastiera, la spalla, il rosone o la buca, il corpo, che è a forma di otto, le corde e il ponte. La chitarra classica ha sei corde. Dalla più bassa alla più acuta abbiamo Mi, La, Re, Sol, Si, Mi, che viene chiamato anche cantino. Le corde sono fatte principalmente di nylon, il che conferisce al suono un timbro ovattato e dolce, oppure di materiali composti a base di carbonio o fibra di vetro, con un timbro più nitido e brillante e una maggiore tenuta di suono. Raramente sono di budello. La tecnica della chitarra classica prevede il tocco diretto delle punte delle dita sulle corde per metterle in vibrazione. Fino alla prima metà del Novecento si ebbe una viva contrapposizione fra i due approcci esistenti. La scuola cosiddetta di Tarrega, che sosteneva l'utilizzo del solo polpastrello senza unghia, e poi la scuola più moderna, che prevede l'uso di unghia e polpastrello insieme. La corda viene agganciata nel punto di incontro fra il polpastrello e l'interno dell'unghia. L'attacco con il solo polpastrello, sostenuto ad esempio da Fernando Sor, 1778-1839, e Francesco Molino, 1768-1847, fu ripreso poi dallo spagnolo Francisco Tarrega, 1852-1909, e da alcuni suoi allievi, fra i quali va ricordato Emilio Pujol, 1886-1980. Il periodo compreso tra gli ultimi anni del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento è ricordato come quello dei grandi chitarristi compositori. Questi personaggi furono i primi a portare la chitarra da strumento quasi esclusivamente popolare al ruolo di strumento da concerto. La tecnica si sviluppò enormemente e la funzione di semplice accompagnamento lasciò il posto, in alcuni autori, a vette di virtuosismo memorabili. Una prima generazione di questi grandi musicisti vede in Italia i nomi di Ferdinando Carulli, Mauro Giuliani, Francesco Molino, Matteo Carcassi e in Spagna quelli di Fernando Sor e Dionisio Aguado. Un'importante menzione va fatta anche per il famosissimo violinista Niccolò Paganini, 1782-1840, che era anche un valente chitarrista, lasciandoci alcune pagine importanti nel repertorio, come del resto fecero anche gli austriaci Anton Diabelli, 1781-1858, e Simon Molitor, 1766-1848. La generazione successiva si colloca intorno alla metà del XIX secolo, quando ormai l'interesse per la chitarra andava progressivamente scemando nel continente. I nomi più rappresentativi di quest'epoca sono quelli degli italiani Luigi Legnani, 1790-1877, e Giulio Regondi, 1822-1872. Poi dello slovacco Johann Caspar Merz, 1806-1856,
E del francese Napoléon Coste, 1805-1883. Molto vasto è anche il repertorio di pezzi concertistici. I principali canoni di riferimento nelle composizioni più impegnative furono, da un lato, i modelli pianistici del classicismo di Mozart, Beethoven, Clementi e Haydn, e dall'altro lo stile operistico e vocale cosiddetto rossiniano. Molto vasto è anche il repertorio di pezzi concertistici. I principali canoni di riferimento nelle composizioni più impegnative furono, da un lato, i modelli pianistici del classicismo di Mozart, Beethoven, Clementi e Haydn, e dall'altro lo stile operistico e vocale cosiddetto rossiniano. Il primo stile rappresenta maggiormente autori del tipo di Carulli e Aguado, mentre il secondo è più rappresentativo del gusto di compositori come Giuliani e Carcassi. Alcuni esempi di caratteristiche più personali si osservano in compositori come Merz, che aderisce ai modelli pianistici romantici anziché classici. In Fernando Soar un'attenzione particolare viene posta nelle possibilità polifoniche della chitarra. Invece in Legnani, oltre all'influenza delle forme operistiche, legata alla passione per il canto, si aggiunge uno stile di ispirazione violinistica, che si rifà alle prodezze virtuosistiche di Paganini, del quale Legnani fu amico. Nelle sonate, nei rondò e nei minuetti composti dell'epoca si riflette solitamente uno stile musicale più tradizionale e talvolta rievocano un po' l'atmosfera dei salotti nobiliari. Nelle fantasie, nei temi con variazioni, nei potpourri e nei capricci viene invece data maggiore libertà all'espressione delle peculiarità strumentali della chitarra. E quindi sono questi brani che offrono il maggior numero di virtuosismi tecnici. All'interno del repertorio della chitarra classica, una risorsa specifica in questo periodo storico è quello delle musiche da camera con chitarra. Fra gli autori più rappresentativi in tale settore vi fu l'italiano Filippo Gragnani e naturalmente poi ricordiamo ancora Carulli, Molino, Giuliani e Sor. Oltre al duo di chitarre e talvolta al trio, le formazioni più tipiche sono violino e chitarra, flauto e chitarra, pianoforte e chitarra. In Gragnani si osservano formazioni di sei interpreti come flauto, clarinetto, violino, due chitarre e violoncello. E poi bisogna ricordare anche i quintetti per archi e chitarra di Luigi Boccherini, 1743. 1805, nonché diverse composizioni di Anton Diabelli. Sempre a quest'epoca risalgono anche le prime composizioni di concerti per chitarra e orchestra. Nella seconda metà dell'Ottocento si vede un lento ma progressivo declino della cultura chitarristica, che interpreti come Giuliani erano riusciti a imporre sulle scene musicali delle importanti capitali europee. La prosecuzione della tradizione strumentale sopravvisse comunque in ambiti più ristretti, ad opera di pochi ma importantissimi maestri. Adesso ci fermiamo qua e passiamo adesso ad ascolti sulla chitarra classica. Il primo è di Mauro Giuliani, 1781-1829, e ascoltiamo il finale della sua Rossiniana. Thank you.
Adesso di Luigi Legnani, 1790-1877, ascoltiamo il capriccio numero 2 e poi il capriccio numero 7. Adesso invece ascoltiamo la Tarantella, una selezione, di Johann Caspar Merz, 1806-1856.
seconda metà dell'Ottocento. Questo periodo vede un lento ma progressivo declino della cultura chitarristica. Si affievolisce, cioè, quell'interesse per lo strumento che interpreti come Giuliani erano riusciti a imporre sulle scene musicali nella prima parte dell'Ottocento. La prosecuzione della tradizione chitarristica sopravvisse comunque in ambiti più ristretti, ad opera di pochi ma importantissimi maestri. Uno di questi, Francisco Tárrega, nato nel 1852, morto nel 1909. La sua opera fu di importanza capitale e fu un brillantissimo concertista. Tárrega compose moltissimi brani, alcuni dei quali costituiscono oggi cardini imprescindibili nel repertorio della chitarra. Fra tutti spiccano per fama il Capriccio Arabo e il Ricordo della Alhambra, scritto per la tecnica del tremolo, e che rispecchia il forte legame del compositore con la tradizione musicale spagnola. Le sue famose variazioni sul Carnevale di Venezia mostrano un virtuosismo esuberante e a tratti frivolo, rievocando con divertimento i passati fasti della chitarra del classicismo. Il suo contributo all'arricchimento del repertorio per chitarra si estese anche in una direzione destinata ad avere grandissima fortuna, quella delle trascrizioni per chitarra. Tra le trascrizioni più riuscite vanno certamente menzionate gli adattamenti dei brani pianistici di compositori catalani come Enrique Granados e Isaac Albéniz. Paradossalmente, alcuni di questi brani, col tempo, incontreranno, nella loro versione per chitarra, una fama assai maggiore rispetto alla versione originale, che era per pianoforte, appunto. Allora, adesso ascoltiamo due brani di Francisco Tárrega. Il primo è Capriccio Arabo. Il secondo, Recuerdo de Alhambra. Thank you.
Nel resto d'Europa è importante menzionare l'opera di Jacques Tessarec, 1862-1929, in Francia, di Luigi Mozzani, 1869-1943, in Italia, e Heinrich Albert, 1870-1950, in Germania. Nomi meno noti, ma anch'essi decisivi nella maturazione delle condizioni per quella che sarà la grande rinascita della chitarra nel XX secolo. Isaac Albéniz, compositore molto importante, nato nel 1860 e morto nel 1909, un compositore spagnolo che tra i suoi capolavori scrisse la suite spagnola nel 1890 e i quattro quaderni di Iberia contenenti ciascuno tre pezzi per pianoforte. Tuttavia diversi suoi brani per pianoforte furono trascritti per chitarra e queste versioni ebbero più fortuna rispetto agli originali per pianoforte. Asturias, il brano che vi farò sentire dalla suite spagnola del 1890, venne trascritto dal grande chitarrista Andrés Segovia.
nato nel 1893 e morto quasi a 94 anni nel 1987. Ascoltiamo allora adesso Asturias. Thank you.
Bene, e con ciò ho terminato questa prima parte sulla chitarra.